E via. Ciao. E niente, anche in una giornata enduro con l'elettrica riusciamo a spingere. Ammazza il karma. Figo. Monti e mari. No, non è una pizza discutibile di una pizzeria locale, ma è l'unico posto a un'ora e mezza da Torino che ha entrambi. La Liguria. Siamo tornati dopo una settimana di stop, ma siamo anche tornati a Pietra Liguria. Io e Simo siamo tornati sul luogo del delitto. Eravamo stati qua a giugno quando avevo la Kenevo SL in prova. Qua c'è il link. E siamo venuti a riprenderci il karma. E sì, perché non era stato tanto un problema nostro o delle bici, ma un problema di Trail Forks. Per un errore era stata caricata la traccia al contrario di quel sentiero nero e quindi noi lo facevamo in salita sputando sangue e senza divertirci. E oggi siamo tornati per fare la discesa. E quindi proseguiamo e andiamo lassù. Strada che da Giustenice porta su al gioco e all'attacco del karma. Sotto il Monte Carmo, state tutti molto carmi, non è niente di che, per cui non ho molto da raccontarvi se non ricordarvi di iscrivervi al canale. Mancano 80 iscritti ad arrivare a 3000. Dobbiamo arrivarci entro fine mese, entro fine novembre dobbiamo arrivare a 3000, quindi dai, clicchino sul loghino, clicchino sotto il video sul pulsante rosso iscriviti e tante cose che non vi voglio anticipare arriveranno sul canale. Nuove bici, nuove forcelle, anche un giro in gravel, per cui iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessun video. Ed ecco, finita la strada, comincia il boschetto della mia fantasia che ci porta all'attacco del karma sotto il Monte Carmo. Basta battuta di dubbio gusto. Temperatura croccangi, io direi un così a cianciaccione, un 12 gradi, fresco. Come vedete siamo tornati elettrici dopo un po' di uscite analogiche, perché ve l'avevo già detto quando abbiamo fatto i giri qua con la Kenevo, la E-Mountain è perfetta per fare la giornata enduro salendo scendendo A, senza inquinare, con i furgoni, e B, allenandosi. E niente, anche in una giornata enduro con l'elettrica riusciamo a spingere. Il karma ci sta facendo sudare. Ed eccoci nel bosco incantato, pronti per andare a prendere il karma. Karma, karma, e sangue freddo. Vabbè, come dire, il karma te lo devi guadagnare. Oh no. Niente, bisogna conquistare il monte. Sentiero impervio. Ah.
conquistati i 1389 metri del Monte Carmo e la vista da quassù, purtroppo la giornata non è limpidissima, ma da sotto pietra ligure, of course, e tutto l'entroterra ligure. Qua c'è il Piemonte, qua c'è un albero, qua la solita croce che non si capisce a cosa serve, forse un parafulmine. E adesso noi andiamo giù di là. Momento integrazione a cura del nutrizionista, proteine, giusto, la barretta di proteine naturale, fatta comunque tu. Comunque ricotta, quindi proteine. Proteine ce ne sono? Sì, sì. C'è una giusta quantità di grassi. Giusto, voglia di zucchero, zucchero per la discesa. Sì, sì, e un po' di strutto da campione. Che amalgama. Strutto non guasta. E via. Ciao. Allora, giù dal Monte Carmo. Dobbiamo poi decidere se andare a fare il Karma o tutta una serie di altri. Sentieri consigliati da due local che abbiamo trovato su in cima. Ciao, buon giro. Ciao. Non dà la mano. Vabbè, insomma, scendere sulle uova. E alla fine abbiamo deciso di fare il Karma. Siamo venuti. Allora, qua è il bivio. Siamo a un bivio che è anche esistenziale. Karma o tutto il resto? Dai, facciamo il Karma anche se sporco. Facciamoci sto Karma. Sono l'amica più sporco del trucco. O del 559. Ma noi siamo abituati alla Valsusa. Non lo so, c'è un'impostazione del manubrio che non riesco a... Ma come te lo senti? Male. Allora, sporco è sporco, non è che si possa dire che non è sporco, però abbiamo girato su molto peggio. Mamma mia, estremo. Se non si è capito, siamo in autunno, si capisce dalle foglie per terra. Cos'è? Sapevate sto trucco? Palla, una discesa su radici. Mamma mia, fatta tutta come fanno quelli delle US, deve essere veramente massacrante. Faticosissima. Oh. Uh.
Mamma mia, peccato perché è bello, eh. È bello. Porca fosse, vacca. Fosse pulito, sarebbe una bomba, bomba, come quella che ti sei mangiato su. Ultimo tratto del car, ma forse, non è vero, non lo so, l'ho inventato. Comunque sì, dicevamo con Simo, sporco, obiettivamente sporco, ma probabilmente qua sono abituati molto meglio di quanto non siamo noi. Perché non è niente che non abbiamo guidato in queste condizioni. Diciamo più o meno tutti i sentieri che davano di su sono normalmente condizioni. Oh, alla fine sono contento di aver fatto il karma. Troppo. Ammazza il karma, figo, bello challenging, come dicono i cinesi. Credo che questo video sarà tutto un POV e credo anche che finirà alla fine del karma, perché Simo sta avendo un po' di difficoltà con l'assetto della bici nuova e non si sta divertendo, e qua dove manca il divertimento non vale la pena continuare, anche se io mi diverto. Karma, pensavamo di averti riconquistato, invece ci hai sconfitto un'altra volta come team. Eh sì, perché Simo, oltre a dei problemi di assetto che vabbè, sulla bici nuova ci stanno, sia perché ha rotto il reggisella. E niente, per tornare alla macchina, il Garmin mi fa passare dal trail dog, che è il sentiero che avevamo fatto anche l'altra volta, molto divertente. Sì sì sì, questo è il pezzo finale, me lo ricordo, punta di fianco alla strada. Ciao. E purtroppo finisce così, col karma che ci ha sconfitto un'altra volta, non personalmente me, ma il team è uscito sconfitto. Simo ancora sul sentiero che aspetta che vada a recuperarlo con la macchina. Nel frattempo ha cominciato a piovere. Karma, torneremo e ti sconfiggeremo. Se il video vi è piaciuto, e anche per solidarietà, e anche perché se non lo fate il karma vi si ritorce contro,
mettete mi piace al video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima!